Celebrazioni del 150esimo anniversario del maestro Cilea. E la casa editrice Zecchini pubblica questo libro interessantissimo, Francesco Cilea, un artista dall'anima solitaria, scritto da Cesare Orselli. Stiamo andando ora ad incontrare l'autore, ci siamo dati appuntamento alla Fenice, storico spazio non solo commerciale, ma d'arte, in via Santa Reparata a Firenze. Cesare Orselli, storico musicale e critico, docente e conferenziere, è un amico di questa nostra trasmissione. Tante volte abbiamo parlato con lui di Mascagni e di opera tra 800 e 900. Francesco Cilea, un artista dall'anima solitaria. Il primo capitolo con Cesare Orselli, che ne è l'autore, è per l'appunto Ritorno a Cilea. Ma Orselli a Cilea c'era già stato 10 anni fa in una pubblicazione che non è poi circolata, però con già un approfondimento, posso dire una curiosità di analizzare Cilea come del resto Orselli ha analizzato tanti personaggi, tanti musicisti, il primo di tutti Mascagni, ma insomma sempre di quella scuola che è la giovane scuola. Allora, per i nostri telespettatori diciamo che la giovane scuola è quella composta dal coltello e dalla cavalleria che taglia di netto un'epoca, quella di Mascagni, ma c'è anche Giordano, ma lo conosciamo solo per Andrea Chenier, più o meno, insomma. Poi Puccini è una cosa un po' a parte, ma diciamo Amore e morte, chiamiamo così. Franchetti per il Grand Opéra, Cristoforo Colombo, una sorta di Germania, di Wagnerismo, insomma, di Leoncavallo, lui stesso si dispiaceva perché era conosciuto per l'autore solo dei pagliacci. Cilea, allora, chi è? Come sta dentro questo gruppo? Certamente le prime opere che lo affermano a livello nazionale, cioè la giovanile Tilda, che viene data proprio a Firenze, e l'Arlesiana, è un titolo che invece ha una certa risonanza nonostante la cattiva prima esecuzione, certamente si inseriscono nell'ambito del verismo, su La questo non Tilda. c'è dubbio. No, tutte e Ah, due, tutte e dire, due. anche l'Arlesiana si entra certamente Sì, la. come cornice, infatti l'idea, non dico l'esotico, ma certamente il popolare della Normandia, appunto, siamo ad Arles, siamo nel sud della Francia. Perché Orselli in questo libro, ecco, ha scelto questo titolo? Allora, il titolo devo dire è un po' voluto dall'editore, perché l'editore non gli bastava Francesco Cilea, era troppo povero. E Aveva allora, ragione l'editore, sì, forse d'altronde. sì, e allora dice, ci metto un titolo che abbia un colore. E allora l'ho tratto da una critica che a quell'epoca fece un critico dell'epoca molto importante, si chiamava con un pseudonimo Gaianus, appunto lo definisce anima solitaria. E allora lì ho preso una citazione storica, andava messo forse, tra virgolette, il sottotitolo, un artista dall'anima solitaria. Forse dall'anima stanca, come dice il tenore, chi lo Sì, sa? No, esatto. no. Un'anima solitaria. In effetti lui non ha fatto mai parte di cricche di nessun genere. Senta, Orselli. Anche se è vissuto poi un po' a Milano, si è vissuto a lungo a Napoli, dove è stato direttore di conservatorio per moltissimi anni e che è stata un po' la sua culla, quella che l'ha accolto più di qualunque altra città. Però sostanzialmente Cilea è stato un isolato che non ha fatto grande. Le uniche amicizie di cui noi sappiamo molto poco e che traspare dalle sue lettere è l'amicizia massonica. Perché a un certo punto comincia a parlare con un suo librettista e si danno del fratello. Ah, ho capito. E poi, molti anni dopo, quando scrive le ultime lettere a Piero Stali, che era il nuovo proprietario L'editore, sì. di Sonzogni, Casa Sonzogno, anche lì parla di fratellanza. E cosa abbastanza curiosa, perché tu sai, i documenti di quell'epoca sono stati tutti distrutti dal fascismo e quindi ci sono tanto memorie che vengono fuori dalla mente di quello o dai ricordi di quell'altro, insomma.